come ho realizzato questa immagine e perché. Andiamo a scoprirlo insieme. Oggi in classe abbiamo eseguito un laboratorio per l'osservazione e l'introduzione allo studio del complesso megalitico di Stonehenge. Aprendo il libro a pagina 29, abbiamo osservato queste immagini e abbiamo incominciato a chiederci di che cosa si trattasse. Si trattava di pittura, come avevamo visto nelle caverne, dove erano dipinti numerosi animali? Si trattava di scultura, come avevamo visto rappresentate delle donne dalle forme abbondanti, cioè nelle Venere preistoriche? Oppure entravamo nella scoperta di un'altra tipologia artistica, ovvero, abbiamo detto, l'architettura, l'arte del costruire. In questo caso la costruzione è, tutti hanno detto, effettuata con delle grandi pietre. Per questo si dice megalitico, quindi grandi pietre. Queste prime forme di architettura nascono nel periodo detto neolitico, ovvero l'età della pietra nuova, della pietra levigata. Il nostro libro a pagina 18 ci dice che intorno a 12.000 anni fa gli esseri umani cominciarono a scoprire che potevano procurarsi il cibo anche coltivando la terra, senza affidarsi interamente alla caccia, come avevano fatto fino a quel momento. Abbiamo detto nel precedente periodo, nel Paleolitico, quando erano nomadi, si spostavano, va bene. Praticando l'agricoltura, iniziano a essere invece stanziali, cioè si fermano e iniziano a costruire anche i primi villaggi e successivamente a erigere anche imponenti monumenti in pietra. Osservando sul libro questo famosissimo monumento, abbiamo incominciato anche a buttare l'occhio sul testo e a porci anche delle domande. Intanto, fra le prime informazioni che il libro ci dà è la sua collocazione, ovvero dove si trova, e ci dice che si trova in Inghilterra. Quindi gli alunni che avevano il cellulare a disposizione e la connessione internet funzionante sono andati in Google Maps per visualizzare la collocazione appunto di Stonehenge, nella città di Salisbury. Molti di voi sanno che se vanno a cliccare in basso in questo quadrettino, la cartina non è più grafica, ma vedete, diventa l'immagine realistica che cattura il satellite, e andando ad ingrandire sempre di più abbiamo proprio una fotografia dall'alto. E grazie ad internet non solo possiamo andare a vederlo dall'alto sempre più vicino, ma addirittura voi sapete che utilizzando l'applicazione Street View possiamo persino entrare in 3D nelle strade, nelle vie, in questi spazi aperti che sono stati mappati. A volte ci fanno entrare addirittura anche in qualche negozio, in qualche museo, direttamente proprio da Maps. Abbiamo anche scoperto che questo monumento è formato da pietre singole, dette menhir, e da gruppi di pietre, in questo caso tre pietre, che si chiamano dolmen. Ma il libro ci dice anche che Stonehenge è formato sì da menhir e dolmen, ma che questi sono disposti in cerchio, e quindi questo circolo di pietre è chiamato
Cromlech. Qui vediamo che Arsenio si è concentrato nel ricreare proprio il circolo esterno formato da dolmen e, come sempre, anche svolgendo questo piccolo laboratorio ci siamo resi conto che non era così semplice e banale la richiesta che l'insegnante ci aveva fatto e che non a tutti è riuscito subito modellare adeguatamente il DAS e disporlo per comprendere come fosse organizzato questo complesso monumentale. Infine abbiamo poi documentato il nostro lavoro con foto e video e ci è venuto in mente di applicare a questo laboratorio un trucchetto interessante che ci è stato svelato proprio qui sul canale dalle nostre compagne di terza, grazie all'utilizzo di un'app che si chiama PixArt, che consente di prendere una foto, nel mio caso questa, andare a cancellare tutto lo sfondo per lasciare solo il soggetto e andare ad inserire quindi questa immagine che diventa forata come un'immagine in PNG con il fondo trasparente su un'altra immagine, sempre da me realizzata. Ci siamo detti che possiamo scaricarla tranquillamente da internet oppure scattarla noi stessi, come ho fatto io appena ho potuto uscendo da scuola, per poter inserire la nostra creazione proprio nel nostro territorio, proprio far arrivare Stonehenge ad Arcille. E questo è il risultato finale. Quindi seguite il tutorial che ha realizzato Jasmine proprio per voi, per farvi vedere come si scontornano i soggetti, come si fa a farli diventare con il fondo trasparente, per poi sovrapporli all'immagine fotografica che avevo scattato per la strada. In più ho aggiunto, come sempre la vostra compagna ci suggerisce, delle immagini, degli adesivi già scontornati e già presenti e degli effetti, come per esempio l'arcobaleno o dei riflessi, e ho inserito anche il testo. L'app è molto intuitiva, l'abbiamo già scaricata in classe, quindi non vi resta che divertirvi e inviarmi i vostri prodotti.